Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi vi mostro le caratteristiche della scheda audio Claret 8 Pre della Focusrite, una scheda audio venduta in due formati, USB e Thunderbolt, per essere quindi compatibile con tutti i computer di nuova e vecchia generazione. Better, faster, easier, come dice lo slogan, richiama alcune delle caratteristiche principali di questa scheda, tra cui la silenziosità dei preamplificatori ad alta qualità, la conversione a DDA 24 bit fino a 192 kHz, con un range dinamico di ingresso di circa 119 dB. Il sound dei trasformatori ISA è ora integrato nei pre, attivabile dal pannello di controllo software, chiamato Air. Un nuovo livello di compensazione della latenza, ora più bassa ed in grado di lavorare quasi in tempo reale con i plugin a bassa latenza inclusi nel software bundle. Veniamo all'unboxing vero e proprio. Togliamo la protezione sintetica che si trova sopra la scheda audio. All'interno troviamo subito la cartolina di registrazione per poter accedere ai software in bundle che si trovano nel sito, i manuali e i driver da scaricare. All'interno della scatola troviamo i due cavi USB, USB-C e USB-C2C per collegarli appunto al nostro PC o al nostro Macintosh. Questa volta, a differenza delle altre schede audio della stessa famiglia, troviamo un connettore VDA che alimenta direttamente la nostra scheda audio, infatti l'alimentatore è contenuto all'interno. Liberiamo la nostra scheda audio dalla pellicola protettiva che la accompagna e veniamo subito a contatto con il pannello frontale, dove notiamo immediatamente il pulsante d'accensione, due uscite cuffie con controlli separati, il potenziometro del monitor e i due pulsanti di mute e dim, a cui susseguono poi i LED del controllo di volume di ogni singolo canale. Arriviamo alla sezione preamplificazione, dove notiamo appunto i LED di accensione che fanno riferimento all'algoritmo di Air, i LED di connessione USB e di lock. Ogni preamplificatore possiede i suoi potenziometri di gain e i due pulsanti che attivano la Phantom per le sezioni da 1 a 4 e da 5 a 8. Infine troviamo le due entrate analogiche anteriori che ci permettono di collegare sia i microfoni sia gli strumenti. Sul pannello posteriore troviamo il resto degli ingressi analogici, quindi da 3 a 8, le uscite audio da 1 a 8 a cui collegheremo i monitor, oppure alcuni effetti in send return volendo. Sotto questa protezione troviamo il work clock out per il collegamento appunto del clock verso un'altra scheda audio, gli ingressi ed uscite questa volta ADAT che ci permettono appunto di ampliare anche le altre schede Claret, come ad esempio la 2 pre o la 4 pre, oppure aggiungere un secondo convertitore, quindi aggiungere altri 8 canali a questa stessa scheda audio. Sopra troviamo il connettore per la porta USB-C e a seguire le uscite ed ingressi MIDI. Infine gli ingressi e le uscite SPDIF e, come vi dicevo prima, la presa VDA. Inseriamo l'alimentatore ed accendiamola. Come notiamo, non verrà prodotto quel fastidioso bump che normalmente si sente accendendo le schede audio e che potrebbe danneggiare i nostri monitor. Una volta registrati sul sito di Focusrite, scarichiamo il Focusrite Control ed installiamolo. Come vediamo, in questo caso ho collegato un microfono HPG414 direttamente all'ingresso anteriore della scheda audio. Il LED intorno al controllo di trim gain ci mostra il livello di ingresso, quindi è molto pratico per capire quando e se andiamo in distorsione. La Phantom è attivata dal pulsantino anteriore, come vedete, ed ho acceso in questo caso l'emulazione Air. Sempre dal pannello di controllo posso spegnerla, come sentiamo la voce diventa leggermente più scura e meno presente. Questo per rendere lineare il nostro preamplificatore oppure colorare il suono ed emulare quindi quello che effettivamente il preamplificatore ISA normalmente fa. Sto utilizzando una frequenza di campionamento di 48 kHz con un clock source interno. Ho collegato anche il mio iPad che dovrà essere autorizzato, che deve necessariamente essere collegato alla stessa rete Wi-Fi in cui si trova il nostro computer. Appare nella parte sottostante Remote Devices, vediamo il mio iPad e facciamo Approve per consentire all'iPad ora di poter lanciare il Focusrite Control ed associarsi immediatamente, infatti lo vediamo, a quello che è rappresentato nel Focusrite Control. Questo per avere un controllo distaccato e quindi anche a distanza da parte del nostro iPad.
Possiamo infatti scegliere, come vediamo in maniera più semplice, l'attivazione dell'Air, l'ingresso line o instrument e l'accesso, ovviamente in questo caso degli input, a ciò che fa riferimento ai due preamplificatori. Andiamo nella sezione outputs. Come vediamo, ora possiamo accedere direttamente al volume e al tipo di utilizzo delle uscite audio, comodissimo per poter attivarle mentre stiamo registrando. Non è sincronizzato con il Focusrite Control, quindi dovremo riaccedere in questo caso anche dalla parte del computer. Nella sezione del control troviamo, oltre all'ingresso, anche la possibilità di aggiungere un ingresso SPDIF sempre e attraverso l'ingresso ottico, quindi non è separato come nelle altre due schede, o attivare direttamente gli ingressi ADAT se colleghiamo eventualmente un preamplificatore esterno alla nostra scheda audio. Possiamo ovviamente accenderli sia in modalità stereo sia in modalità mono, in questo caso avremo più canali da gestire. Vi ricordo che lo SPDIF sacrifica uno dei canali ADAT. Gli ingressi e le uscite ADAT non vengono mostrate sull'iPad. Siamo pronti per tornare in fase di registrazione, quindi una volta associato l'iPad e preparato il microfono, come vediamo in questo caso, possiamo iniziare a lavorare velocemente con la nostra DAW preferita. Claret 8 Pre è una bellissima scheda audio che si pone nel mercato prosumer, quindi non possiede le caratteristiche di un mercato pro, ma è indicata particolarmente per il mercato entry level, dove spesso abbiamo bisogno di almeno 8 in e out di ottima qualità. I suoi pro sono indubbiamente la compattezza, la semplicità di uso e configurazione, la silenziosità dei preamplificatori e la qualità stessa dei preamplificatori, oltre al sistema Air che emula l'hardware dei pre ISA della stessa Focusrite, aggiungendo un top end molto gradevole ai microfoni in ingresso. Ottima l'idea dei pulsanti mute e dim sul pannello di controllo, eccellente l'interfaccia MIDI integrata che manca ad altre schede consumer di questa fascia di prezzo. Il software in bundle è molto, vi consiglio di scaricarlo tutto e di tenere d'occhio sempre il sito Focusrite per gli aggiornamenti software e per i nuovi plugin che ogni mese vengono inseriti, o per le offerte di acquisto su altri plugin. La qualità dei convertitori è ottima, anche se forse il Pre non è adatto a far lavorare tutte le tipologie di microfoni, a causa della sua impedenza fissa. Facciamo quindi attenzione a scegliere bene quale microfono utilizzare con questa scheda. In questo momento sto utilizzando un 414 dell'HPG e devo dire che il risultato non è niente male. In definitiva, una buona scelta nel mercato del prosumer, adatta ai nuovi computer con sistemi operativi a 64 bit. Bassa latenza, il recording e connessioni Thunderbolt e USB-C, tanto amate dagli utenti Apple. Controllate le reali esigenze del vostro home studio e verificate bene che una di queste tre schede offerte da Focusrite sia adatta alle vostre esigenze. Tutti i test sono stati superati con successo in base a quanto dichiarato, tranne forse quello del round trip sulla conversione, ma che abbiamo trovato comunque più che eccellente. In ogni caso è un'eccellente scheda audio prosumer che vi consiglio per il vostro studio casalingo. Spero che questa recensione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!